Ciao da Svideo, riprendiamo Doki Doki Literature Club. Chi dovrebbe leggere la mia poesia? Facciamo leggere la mia poesia a Natsuki. Beh, non è poi così terribile, ma è abbastanza deludente rispetto alla tua ultima poesia. Oppala, d'altro canto, se fosse stata bella quanto l'ultima, mi sarei arrabbiata sul serio. Beh, diciamo che volevo provare qualcosa di diverso. Mi sembra giusto, sei un novellino, quindi è naturale che tu non abbia ancora trovato il tuo stile. Ora che ci penso, mi ricorda un po' la poesia di Sayori di ieri. Davvero? Sì, beh, immagino che siate sulla stessa lunghezza d'onda, dato che siete amici da molto tempo. Ma non mi sei mai sembrato il suo tipo. E da quando esiste un tipo ideale per Sayori? E che ne so, comunque non capisco come possa una ragazza così, tenera passare tutto quel tempo con uno come te. È come se si trascinasse un peso morto appresso. Oh, dai, questa era un po' cattiva. Vedila così, se non fosse per me, probabilmente volerebbe via come se fosse un palloncino. Si può dire che ci prendiamo cura l'uno dell'altra, a modo nostro. Di qualsiasi cosa si tratti, io non capisco proprio. Ah, giusto, immagino che dovrei farti leggere la mia poesia. Ecco. A Amy piacciono i ragni. Sai cosa ho saputo su Amy? A Amy piacciono i ragni. Schifosi, piccoli, pelosi, orrendi ragni. Ecco perché non sono sua amica. Amy è molto brava a cantare. L'ho sentita cantare la mia canzone d'amore preferita. Ogni volta che lei canta il ritornello, il mio cuore batte al ritmo delle parole. Ma a lei piacciono i ragni. Ecco perché non sono sua amica. Una volta mi sono fatta male a una gamba. Amy mi ha soccorsa e mi ha portata in infermeria. Ho cercato di non farmi toccare da lei. Le piacciono i ragni, quindi le sue mani saranno disgustose. Ecco perché non sono sua amica. Amy ha un sacco di amici. La vedo sempre parlare con la gente. Probabilmente parla di ragni. E se anche i suoi amici iniziassero a piacere i ragni? Ecco perché non sono sua amica. Non importa se ha anche altri hobby, non importa se lo tiene segreto, non importa se non fa male a nessuno. Fa schifo, lei fa schifo. Il mondo sarebbe migliore senza gli amanti dei ragni, e lo dirò tutti quanti. Cioè, questa dovrebbe essere una poesia, ma secondo te? Ma non ho parole! Non ho parole! Non male, vero? No, fa proprio schifo, fa proprio cagare la tua poesia. Devo essere onesto, fa proprio cagare. È un po' più lunga di quella di ieri. Quella di ieri era fin troppo corta. Mi stavo solo riscaldando. Spero tu non abbia pensato che fosse il meglio che potessi fare. No, certo che no. Comunque questa poesia il messaggio è piuttosto chiaro. Sì, che ti fanno schifo i ragni. Non credo di doverla spiegare. No, guarda, non ce n'è bisogno. A volte si possono spiegare temi complicati con analogie più semplici. Sì, vabbè, ma la faccia della semplicità. Il che aiuta le persone a capire quanto siano stupide. Non dico niente, eh. Tipo, chiunque sarebbe d'accordo nel dire che il protagonista di questa poesia è un cretino ignorante. Conosci qualcuno che la pensa così? Certo, praticamente tratta di come tutti pensano che le mie... Non importa, il concetto vale per qualunque cosa. L'ho scritta in modo che fosse facile immedesimarsi. Oh, vabbè. Tutti hanno un qualche passatempo o interesse strano. Qualcosa che vorrebbero che nessuno scoprisse perché potrebbero essere derisi o visti male. Ma è una cosa stupida. A che importa di cosa piace agli altri se non fanno del male a nessuno e sono felici? Beh, questo è molto vero. Penso che la gente dovrebbe imparare a rispettare i gusti altrui, per quanto strani possano essere. Sì, hai proprio ragione. O almeno posso capirti.
sono sicuro che molti altri sappiano cosa si prova. È ciò che so fare meglio, dopo tutto. Non mi piace scrivere a meno che non abbia un buon messaggio da trasmettere. Tipo trasmettere emozioni è importante. Ma voglio far riflettere la gente, non solo far provare emozioni. Ricordalo. Domani scriverò una poesia fantastica, quindi sii impaziente. Ok. Chi dovrà leggere la mia poesia? Adesso la faccio leggere a Yuri. Vediamo cosa hai scritto per oggi. Ben fatto, Svideo. Stai già facendo progressi. Davvero? Grazie, Yuri. Detto da te significa molto. Eh? Figurati. Sono solo felice di poter aiutare altri scrittori come me. So che per te è una cosa nuova, quindi non farti problemi se non riesci a rendere perfetta la tua poesia. Non dovresti aver paura di osare di più. Le metafore possono aiutare parecchio. Non devi sentirti costretto a mettere in moto il cervello come se fossi una macchina. Lascia andare la tua mente alla deriva tra i tuoi sentimenti e scrivi quello che vedi e senti. È uno dei modi per far sì che il lettore possa sbirciare nella tua mente. È un esercizio molto personale. Capisco. È una tecnica davvero interessante. Grazie per avermene parlato. Qui avrei, beh, un esempio se ti va di leggerlo. Ma certo. È la poesia che hai scritto per oggi? Annuisce e me la porge timidamente. Il procione. È successo nel cuore della notte mentre stavo tagliando una fetta di pane per uno spuntino fuori orario. La mia attenzione fu attirata dal gironzolare di un procione fuori dalla mia finestra. Fu, credo, la prima volta che notai le mie strane tendenze da essere umano fuori dal comune. Diedi al procione un pezzo di pane, con il mio subconscio ben cosciente delle conseguenze, ben cosciente che un procione che riceve il cibo continuerà a tornare per averne dell'altro. L'allettante bellezza del mio affilato coltello era il sintomo. Il pane, la mia curiosità affamata. Il procione, un impulso. La luna procede lungo le sue fasi e riflette sempre più luce sul mio coltello. La stessa luce che brilla negli occhi del mio amico procione. Affetto il pane, fresco e morbido, il procione si agita. O forse sto semplicemente proiettando le mie emozioni nell'animale da poco soddisfatto. Il procione ha iniziato a seguirmi. Si può dire che abbiamo cominciato a abituarci l'uno alla presenza dell'altro. Il procione inizia ad avere fame sempre più spesso, quindi il pane mi torna sempre utile. Ogni volta che brandisco il mio coltello, il procione mi mostra il suo entusiasmo. Un fiotto di sangue. Classico riflesso pavloviano. Affetto il pane e mi nutro di nuovo. Questa è molto strana, eh? Se resti un po' da psicanalizzare, ragazza mia. Sei un po' malata, eh? Sembri. Questa volta ho voluto usare un po' di più. Si nota. È molto più metaforico. Non so se è colpa mia, ma non riesco proprio a capire di cosa parli la sua poesia. Esattamente. Si avvicina di più allo stile di scrittura che preferisco, ovvero usare la poesia come mezzo per rappresentare delle immagini vivide e trasmettere delle emozioni attraverso di esse. Già, se la prendessi alla lettera non ci capirei un granché. Beh, penso che sia qualcosa che persone diverse possono interpretare a modo loro. Io volevo esprimere ciò che provo quando mi dedico ai miei passatempi più inusuali. È il genere di cose che normalmente sono costretta a tenere per me. Perciò di tanto in tanto mi piace scrivere a riguardo. Oh, che strano. Natsuki non aveva scritto qualcosa di simile? Riguardo qualcuno che viene deriso per avere degli interessi strani? Eh? Sul serio? Sì. Parlava di come non importi cosa ti piaccia, purché tu non ferisca nessuno. Ah, ha ragione. Ah, cioè, lo pensi sul serio? Sì. Sembra che voi due la vediate allo stesso modo.
Ecco, interessante. Mi sembra il tipo di persona che si prenderebbe gioco dei miei passatempi, ma suppongo che sia colpa mia per averla giudicata, vero? Ah, ti prego, non dirglielo. Ah, tranquilla, non ne ho motivo. Ok. Beh, grazie per aver discusso della poesia con me. Dopotutto, se non avessi imparato a accettare le mie stranezze, probabilmente mi odierei. Forse sto solo farneticando, ma sono contenta che tu sia un buon ascoltatore. Chi dovrebbe leggere la mia poesia? Facciamo leggere la poesia a Sayori. Svideo! Amo da morire le tue poesie! Non posso credere che me le stessi nascondendo. Io non nascondo bel nulla. Ma le tue poesie sono così belle! Sia quella di ieri sia quella di oggi. Non ci credo nemmeno un po' che tu non abbia mai scritto delle poesie prima d'ora. Beh, sei l'unica che la pensa così, per cui... Non può essere. Neanche Natsuki. Suppongo che Natsuki difficilmente ammetterebbe che le piaccia qualcosa. Ma non penso sia per quello. Che intendi? Beh, voglio essere schietto. Per me è molto più facile scrivere poesie quando penso a te. Wow. Cosa? Non farti strane idee, scema. Intendo dire che sei una persona davvero espressiva. Come potrei mai scrivere poesie sulla mia noiosa vita? Tu invece trasformi ogni cosa in un'avventura. Anche le cose più piccole e insignificanti. Cucinare, per esempio. Di quello non parliamone proprio. Quindi, beh, quello che sto cercando di dirti è che provo più emozioni attraverso di te che attraverso di me. Abbiamo questo strano legame. È colpa tua che ficchi sempre il naso negli affari miei. Non ti seguo. Sig. Quando provo a spiegarti qualcosa non capisci mai nulla, vero Sayori? Gli accarezzo la testa. Ehi! Non sono una bambina. Ne sei sicura? Forse. Sayori inizia a giocherellare con la matita tra le mani. Senti un po', Svideo. Mi regaleresti la tua poesia? Vorrei tenerla. Perché? Perché... Beh, è la prima volta che scrivi qualcosa per me. Sayori, mi hai completamente frainteso. Non l'ho scritta per te. Beh... Sig. Mi stai ascoltando almeno? Beh, non importa. Te la darò mentre torniamo a casa. Davvero? Snap! Ah! Ho spezzato la mia matita! Sayori si abbassa di scatto per raccogliere il pezzo di matita che le è caduto. Ma essendo la solita distratta, finisce per scontrarsi con me. Scusa! È tutto a posto, tranquilla. Te la raccolgo io. Impiego per raccogliere la matita rotta. Sayori si appoggia al banco dietro di lei con le ginocchia tremanti. Oggi sono un po' maldestra. È meglio che ti sieda, Sayori. Sì. Le afferro il braccio e l'aiuto a sedersi. Comunque non ho ancora letto la tua poesia. Oh, scusa, me ne sono dimenticata. Ma non sarà mai bella quanto la tua. Ma dai, non preoccuparti. Sono sicuro che mi piacerà. Bottiglie. Apro il mio scalpo come il coperchio di un barattolo di biscotti. È il luogo segreto dove conservo i miei sogni. Piccole sfere di luce solare si strusciano insieme come tanti gattini. Raggiungo l'interno col pollice e l'indice e ne tiro uno fuori. È caldo e mi fa il solletico, ma non c'è tempo da perdere. Lo metto in una bottiglia per tenerlo al sicuro e metto la bottiglia sullo scaffale insieme a tutte le altre bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici nelle bottiglie tutte in fila. Con la mia collezione tanti amici mi sono riusciti a fare e ogni bottiglia è una luce stellare per farmi perdonare. Delle volte un amico si sente in un certo modo, a salvargli la giornata non sapete quanto godo. Notte dopo notte più sogni, amici dopo amici più bottiglie e più in fondo le mie dita vanno, come se esplorassi una caverna oscura, scoprendo segreti nascosti tra angoli e crepe. Scavo, scavo, gratto e gratto.
Soffio via la polvere dai miei tappi di bottiglia. Sembra che il tempo si sia fermato. Che meraviglia! Il mio scaffale vuoto, ancora spazio, nulla di grave. I miei amici sbirciano attraverso la mia porta chiusa a chiave. Finalmente tutto pronto, apro e i miei amici entrano. Entrano molto velocemente, desiderano davvero così tanto le mie bottiglie. Le prendo freneticamente dallo scaffale una dopo l'altra, porgendole una a una ai miei amici, ogni singola bottiglia, ma ogni volta che ne lascio andare una va in frantumi sulle piastrelle tra i miei piedi. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in frantumi su tutto il pavimento. Dovrebbero essere per i miei amici, amici che non stanno sorridendo. Rimangono in silenzio a supplicare qualcosa, ma tutto ciò che sento è eco, 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 eco dentro la mia testa. Oh, questa era carina di poesia. Poi c'erano le rime, c'era. Oh, questa era la più carina finora. Santo cielo! Saioli, lo hai scritto tu? Certo che l'ho scritto io. Ieri ti avevo detto che avrei scritto la migliore poesia di tutti i tempi, non ricordi? Sì, ma intendevo dire che non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato un sacco di cose. E ultimamente sono stata molto in armonia con i miei sentimenti. Capisco. È un po' inquietante. Inquietante? Cioè, non esattamente. Forse perché sono abituato a vederti sempre allegra. Beh, non importa. Ci sto pensando troppo. Il punto è che è bella, quindi dovresti esserne orgogliosa. Che dolce che sei, grazie. Mi sono sentita come se fossi nata per esprimermi in questo modo. Mi ha anche aiutato a comprendere un po' meglio i miei sentimenti. La scrittura è quasi come una magia. Ti stai proprio appassionando, eh? Spero che non ti fermerai qui. Certo, scrivere è fantastico. Scriverò fino alla morte. Ah, non montarti troppo la testa ora. Saori ha l'abitudine di fissarsi su qualcosa per poi mollare in meno di una settimana. Mi chiedo se anche questa volta andrà a finire così. Tuttavia non riesco a essere pessimista, data la passione che vedo nei suoi occhi. Chi dovrei leggere la mia poesia è rimasta Monica. Ci rivediamo, Svidio. Come va con le poesie? Bene, credo. Capisco. L'importante è che non stia andando male. Mi fa piacere vedere che ti stai impegnando. Prima o poi riuscirai a scrivere un capolavoro. Ah, non contarci troppo. Non si sa mai. Vuoi mostrarmi quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco a te. Porgo la poesia a Monica. Molto bene. Davvero bella. Mi fa pensare a Sayori, proprio come l'altra che hai scritto. Siete come il dinamico duo. Ah, oh, che esagerazione! Forse. Ma anche nel club passi molto tempo insieme a lei, o sbaglio? In ogni caso non ti incolpo per essere un po' timido. Non sono timido, è solo che. Ah, ti sto solo punzecchiando? So che ci vuole un po' di tempo per stringere amicizia con tutte. Ma Yuri e Natsuki sono persone super interessanti, quindi non aver timore di dar loro una possibilità. E di tanto in tanto potresti fare due chiacchiere anche con me. Non sono mica inavvicinabile, sai? Ah no, non è quello il punto. È che non mi sono ancora ambientato del tutto nel club, tutto qui. Già, scusa se ti ho messo pressione. Non era quella la mia intenzione. No, non preoccuparti. Ho capito cosa intendi. Ottimo, allora. Ad ogni modo. Ti va di leggere la mia poesia? Mi piace come è venuta, perciò spero che piaccia anche a te. Va bene, vediamo un po'. Salvami. I colori non smettono, luminosi, bellissimi colori, abbaglianti, ingombranti, penetranti, rosso, verde, blu, un'infinita cacofonia di rumori senza senso. Il rumore non smette, violente, gracchianti forme d'onda. Cigolanti, stridule, penetranti, seno, coseno, tangente, come far suonare una lavagna sul piatto di un giradischi, come far suonare un vinile sul cornicione di una pizza. Un'infinita poesia senza senso. Caricami. Caricami.
Caricami. Ancora più strette di quelle dell'ultima volta, o sbaglio? Ah, è solo il modo in cui scrivo, credo. Chiedo scusa se non ti do gradimento. No, non ho mai detto nulla di simile, è solo che non credo di aver mai visto qualcosa del genere. Mi piace giocare con gli spazi in un certo senso. Il dove e il come inserire spazi tra le parole può cambiare drasticamente il tono della poesia. È quasi magia. Il modo in cui scrivo versi brevi dà la sensazione che le parole stiano cercando di emergere dal rumore. Capisco, anche se faccio fatica a capire di cosa tratta. A volte la domanda corretta non è cosa significa. Una poesia può essere astratta quanto l'espressione fisica di un sentimento, oppure una conversazione con il lettore. Pertanto, da questo punto di vista, non tutte le poesie parlano di qualcosa. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. A volte ti ritroverai ad affrontare decisioni difficili. In queste situazioni non dimenticarti di salvare il gioco. Non si sa mai, magari in seguito potresti cambiare idea, oppure potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Aspetta, e questo cosa c'entra con la scrittura? Ma di che sto parlando? Questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per l'attenzione. Bene, abbiamo letto un po' le poesie di tutte, questo episodio finisce qua, poi continuiamo prossimamente. Ciao da Svideo!